avuto modo di parlare con i diretti interessati, ma semplicemente per il fatto che nemmeno io ho fatto, mi sono fatto avanti più di tanto, come avevo detto l'altra settimana, per una forma di rispetto nei confronti di chi sta trattando in questo momento e della società stessa. Insomma, so che c'è una trattativa in corso con Di Matteo e io, per evitare disturbi a questa trattativa, non ho voluto premere l'acceleratore su un mio ipotetico intervento. È chiaro che l'interesse c'è e permane, sono in attesa di sapere se vorranno ascoltarmi, se vorranno incontrarmi. Io, più di dare la mia assoluta disponibilità, non posso fare, insomma, in questo momento. Ecco, la domanda che si fanno molti è questa, no? Nel senso che come mai, ecco, non c'è stato un... Cioè, nel senso che sono interessato a comprare una cosa, ovviamente vado da chi la vende, gli dico: oh, a quanto la vendi? Cioè, cerco un rapporto diretto con il venditore. Ecco, o al di là del rispetto per le trattative in corso, ecco perché non è scattato, ecco, diciamo, l'input di andare, ne so, da Riccioli o dallo stesso Ferretti? Ma allora, un contatto con Riccioli ce l'ho avuto i primi di ottobre. Ho fatto una telefonata, mi ricordo ancora, era una sera, ero uscito dall'ufficio molto tardi quella sera, l'ho chiamato, mi sono scusato dell'orario, abbiamo parlato un attimino, ho detto che io ero interessato, gli ho spiegato chi fosse e che cosa faccio nella vita, cioè il fatto di dedicarmi alle società, vendere e comprare società per ristrutturarne, per aumentarne comunque il valore e quant'altro. Gli ho spiegato anche dei miei trascorsi o comunque delle mie esperienze nell'ambito sportivo e avevo chiesto ovviamente un incontro anche con il presidente, anzi veramente è stato lui stesso che mi ha detto: adesso ne parlo con il presidente e vediamo di organizzare un incontro. Io avevo proposto di incontrarci a Roma, visto che il presidente comunque è di Roma e ha le attività su Roma, anche per non evitare le cronache, la ribalta, per fare un incontro concreto, fuori da ogni strumentalizzazione. Non ho ricevuto più alcuna risposta a riguardo, quindi... evidentemente perché c'era quest'altra trattativa, quindi io non ho voluto andare oltre. Poi ho visto un articolo infelice che è uscito, il primo articolo che mi tirava in ballo, che è uscito un po' di tempo fa sulla Nazione, se non sbaglio, e visto il tenore dell'articolo, sinceramente ho capito che probabilmente la cosa più giusta da fare e migliore per una trattativa valida era quella di essere comunque presentato. E ho messo in campo tutta una serie di forze, di amicizie, di contatti che ho, e addirittura so che ci potrebbe essere un appuntamento, un incontro con lo stesso Riccioli e il presidente anche in settimana, per quanto mi riguarda. Quindi tra voi due? Sì, per mezzo di un tramite, sì.